mattina presso l'auditorium del Centro Risorse Freccia si è svolto un interessante incontro formativo rivolto ad approfondire il tema dello sviluppo economico sostenibile nel rispetto dell'ambiente, attività previste nell'ambito del progetto Naturalmente Scuola. Nel mondo attuale non ci sono, non c'è alcun tipo di barriera. Ha relazionato il dottor Bruno Doria, responsabile formazione della Lenia Ermacche, e la dottoressa Manuela Matarrese, responsabile formazione della Cittadella della Ricerca di Brindisi. Una di massima sui concetti di base che comunque qualsiasi studio tecnico, al di là della specificità che svolge, da a livello di magari di materiali, a livello di matematica, a livello di impostazione di massima, perché poi quello che si sceglie la persona. La dottoressa Matarrese ha portato ad esempio come, accanto all'industria aeronautica, si sia sviluppato un indotto capace di generare un nuovo sviluppo e occupazione nella regione. L'allieva Fabiola Cela, della classe terza aziendale dell'Istituto De Pace, ha illustrato il business plan realizzato con gli allievi della classe terza audiovisivo e i tutor del progetto, la professoressa Anna Brai e il professore Francesco De Vincentis.